La vita è fatta a scale, chi le scende e chi le sale. Shalom a tutti, tutti conosciamo questa rima che forse fa ridere, ma veramente è la pura verità. Nella nostra parasha parla di Giacobbe che fa questo sogno, di questa scala conficcata nel terreno che la sua cima arriva in cielo e gli angeli salgono e scendono. E qua impariamo la forza della preghiera. Gli angeli che salgono sono le nostre lodi verso Dio e gli angeli che scendono sono le sue benedizioni che scendono sopra di noi. La scala ci insegna anche che noi dobbiamo connettere il cielo con la terra, perciò di fare questo mondo un posto celeste, un posto pacifico proprio come è su in cielo. Però andiamo a studiare oggi un po' di gematria, valore numerico. La parola scala, che in ebraico si scrive sulam, al valore numerico di 130. Mammon, che vuol dire soldi, ha lo stesso valore numerico. I maestri ci dicono: i soldi sono come una scala, ti possono portare in alto, ma ti possono fare cadere anche in basso. Quante volte abbiamo visto persone che di colpo diventano ricche, dimenticano i loro amici, il loro passato. Quante volte vediamo che una famiglia riceve un'eredità e per colpa dei soldi, di avidità, la famiglia si distrugge, si dividono. Perciò i soldi bisogna saperli usare. Ti possono portare in alto se li usi bene, ma puoi cadere molto molto in basso se li usi male. Ma c'è una terza parola con lo stesso valore numerico, 130, che è la parola oni. Oni, contrariamente, vuol dire povertà. Anche la povertà, come i soldi, è una scala. La povertà ti può far cadere giù in basso, perché in preda al panico puoi pensare di andare a rubare, a fare cose negative, ma a volte la povertà ti può portare tanto in alto, perché molte volte chi è povero di soldi è molto ricco di fede, è molto ricco di personalità interiore, è molto ricco di preghiere perché sente di dover avvicinarsi a Dio. Perciò, che tu sia ricco o che tu sia povero, non devi mai dimenticare una cosa. Ricordati sempre chi sei, da dove sei venuto e ricordati sempre che tutto quello che ti succede è solo perché Dio l'ha voluto. Impara ad accettarlo. E vivi bene lì dove ti trovi. Shabbat shalom a tutti.